E adesso ho proprio voglia, sapete di cosa? Di una confezione enorme di Carloticon. Datemela! Ciao Bianca! Ciao! Perché mi saluti così freddamente? Che c'è? No, ero incantata dagli occhiali. Ah, ti piacciono? Anche questi fanno parte della mia collection. Quanti pollici sono questi occhiali? Ah, guarda! Merveilleuse, fantastique, fantastique. Carla, io ti devo fare un sacco di complimenti per una cosa. Perché l'altro giorno sei stata una suocera. Ah, pazzesco! Mi sono piaciuta, io mi sono molto divertita, anche perché penso che mi stia pennendo. E ti dico anche un'altra cosa, mi hanno chiamata un po' di amici produttori, insomma io ho lavorato nelle fiction per tanti anni e aspettati una telefonata a breve. Oh signora, addirittura, addirittura, già tremo, già tremo. Già che non mi crede, non capisco. Allora, andiamo avanti. Ovviamente oggi abbiamo Jill Cooper, ricordiamo i nostri amici a casa, come protagonista del cambio look con Carla Gozzi. Rivediamo il prima di Jill, sempre in tuta, affezionata ai suoi completi sportivi. Esatto. Bellissima, naturalmente, molto USA. Molto bene. USA. Ah, una sghiaccia. Allora, andiamo avanti perché oggi proprio di questo parliamo, di outfit sportivi. Sì. Vediamo come le nostre amiche Whips, ormai lo sanno, avranno interpretato tute, tutine, gonnelline, sneakers per i momenti di allenamento. Esatto, però cara Bianca, diciamo una cosa anche alle signore a casa che ci stanno guardando, sì, che c'è un po' un abuso di abbigliamento sportivo al giorno d'oggi. L'eleganza è quel concetto che ormai non esiste più sulle strade delle nostre città. Quindi vorrei fare un appello, che dici? Era così una cosa jetée così? Perché una riflessione. Sì, io direi che, no, non perché assolutamente mettere in dubbio la tua professionalità, ma che con quegli occhiali non ti fare piace un appello di questo tipo su, diciamo, sulla credibilità dell'eleganza, dello charme, dello stile, non è proprio... Ma scusa, sono bellissimi, questi sono anni 50, tardo 50 questo. È un tardo 50s, se vuoi li tolgo. Rifacciamo l'appello, signore, non abusate del look sportivo, vestitevi eleganti. Eleganti? No, vabbè, perché mi... Eleganti? Ogni tanto Carmen Di Pietro si impossessa di me, scusate, e anche di Carla, no? È vero. Iniziamo, è vero. Iniziamo, Carla. Vediamo. Lei qualche tempo fa ha postato sui social una foto di casa sua in cui compariva una lampada fatta di soli perizomi. Veramente? Boh. Vabbè, lei è Alba Parietti, che tra l'altro è stata ospite qui e a cui mando un bacio enorme. Alba, fantastica. E chi se la dimentica? Era la prima puntata. È vero, è vero. Ecco. Vediamola in questo look da sci. Da sci. Sportivo. Allora, naturalmente la nostra Alba è perfetta e ti spiego perché. Perché ha utilizzato anche un abbinamento cromatico complementare, cioè il giallo e questa tonalità di viola. Ha strizzato il punto vita. Ecco, io mi chiedo cos'ha, se ha un pezzo di velcro sul davanti, probabilmente stava partecipando a una competizione sportiva, forse applicava il numero, non lo so, il numero di posizione. È molto bella e come sempre sexy, erotique, anche sullo ski lift. Lei non si rinnega mai. Complimenti, per me è un bel yes. Cominciamo bene con degli yes. Pensa se avesse sfoggiato una tuta tutta fatta di perizomi, ma andiamo avanti. Lei recentemente ha dichiarato che le merendine sono il profumo della sua vita. Sapete chi l'ha dichiarato? E chi è? Francesca Cipriani. Ah, la Frenchy, è la nostra Kardashian italiana, guardala qui con leggings ordinario, naturale, in grigio melange, con un top off-white dove si intravede lo spallino del reggiseno, naturalmente misura settima, sempre molto sensuel, al telefono che chiacchiera amabilmente con un'amica. Quindi devo dire chapeau alla nostra Frenchy italiana, che è la nuova Kardashian. A cui piacciono a quanto pare le merendine. Certo, quindi un bel yes. Ancora, ancora Cipriani, ah, a voi volontà, della in versione questa volta tennista. Due foto della French. Ah, qui però abbiamo un look athleisure. Ti ricordi, no, questa parola, Bianca, che è il look che mette insieme athletic e leisure, tempo libero. Te lo ricordi?
Sì, però io voglio capire quanto di atletico ci sia in queste scarpe con la, la zeppa e il tacco 15. Esatto, brava. Secondo me ha sbagliato occasione d'uso. Pensava di essere su un set cinematografico e non su un set del tennis, no? Quindi un gioco di parole. Set, ti è piaciuta? Quindi per me è un no! Il conto! Senti, ma tu ce l'hai una tutina, diciamo, di chiffon per giocare a tennis? Ah, di chiffon. Ah, il tennis è lo sport più femminile in assoluto perché puoi portare quelle minigonne a pieghe e nessuno ti dice niente, non importa la classe di appartenenza, guarda, è meraviglioso. Tutto bianco, off-white, con qualche broderie sul colletto, la scarpa a tono, un bel calzettone che fa molto Coco Chanel degli anni 20, adoro. Cos'era che quella cosa che stava sulla maglia? Il colletto smerlato, naturalmente. No, era un'altra cosa che avevi detto prima. Ma non me la ricordo più. Ecco, va bene, andiamo. Neanche lei è creativa. Lui è alto 1,66 m, la moglie è alta 1,75 m. Eppure, su un famoso giornale francese, sembrava decisamente più alto di lei. Ah. Effetto ottico o gradino tattico? Grazie ai nostri autori per aver sottolineato questa cosa. Lui è Nicolas Sarkozy. E lei è la moglie Carla. Eccolo qui. Italiana, più famosa del mondo, subito dopo di ovviamente Carla. Furbone il nostro Nanette, lo chiameremo così perché in effetti è piuttosto mignon. Furbone, Nanette, pasquese mignon. Carla! Traduciamo in italiano, è molto furbo il nostro Nanetto, che è una parola italiana. Ma Carla non si dice questa cosa. No, ma io non ho offeso nessuno, ho detto ciò che ho letto, ciò che vedo naturalmente, perché ha scelto questo modello di short che sembrano un po' più da calcio che non da running, che naturalmente slanciano la figura e mettono in evidenza dei bei cochon sportivi. Quindi per me è un bel sì, bravo Sarkozy. Un bel oui alle cochon. Je suis Carla Deneuve. Bene, pare che la sua casa di Milano sia in tutte le tonalità del rosa. Ah. Pensate il mal di testa. Infatti. Lei è Daniela Santanchè. Ah, la Daniela Santanchè, guardala qui, conosci da fondo. Sai che mi ricorda, tutta in black vestita, mi ricorda il ragionier Filini, te lo ricordi quello di... Ma che umiliazione pubblica! E poi mi si intrecciano i diti! I diti, è il ragionier Filini. È pazzesca, è uguale, con quegli occhiali. Vengi Daniela, di qua, vengi so che di... cosa abbia mangiato oggi a colazione, ma mi dissocio da questa cosa. Ma no, è verissimo, ti ricordi, no? Vengi di qua, vengi di là, tutti i congiuntivi sbagliati, noi siamo cresciuti un po'. Come umano lei, andiamo. Esatto. Ultimamente si è... abbiamo dato il Carloticon. Eh no, bellino, troppo divertente, per me è un grande sì, la nostra Daniela Santanchè. Parliamo di una mia amica, quindi vedi che devi fare. Zipet. Vedi che tu da fè. Ultimamente si è schierata con gli ambientalisti per salvare il mare dalla plastica. Quindi una nobile causa, lei è Dolce Nera. Ah, allora prendiamo giusto un secondo per mettere insieme bocca e cervello e ti direi questo, che Dolce Nera in rosso mi ricorda... Non so, un'etichetta di un vino del sud dove gli acidi sono scaldati dal sole a 40 gradi, però diciamo che ha una scarpetta che non è tanto indicata perché è un po' rosé. Hai capito il gioco di parole? Vino, rosé, la scarpetta. Che non ci azzecca proprio niente, anzi, sarà anche una tua amica, però almeno un po' di cordonnet nel look. Allora io dico un bel no, però con stile. Dove sei finita, Bianca? È arrivata qui nel mio atelier! Eccomi, senza scarpe, finalmente! Guarda, senza scarpe! Che bella luce che hai, Carla! Ah, io ho chiesto una luce speciale, sai, così non si vedono i segni, sai, un po' della stanchezza, dell'età. Tu non ne hai bisogno perché sei bellissima. Ma dove sono i segni della stanchezza e dell'età? Tesoro! Posso provare i tuoi occhiali? C'è tanto trucco, prova. Guarda come ti stanno bene, ti fanno subito lady, chicchissima. E quando piove, appaiono dei terci cristalli. Vieni Carla, ti lascio lavorare in pace, ritorno alla mia postazione perché abbiamo ancora tanti Carloticon. Guarda come sgambetta la nostra Bianca con quella mini. Con quella mini. Ah, e voilà. Ed eccoci a chi.
probabilmente si sposerà a Natale con il suo Orlando, beata lei. Lei è Katy Perry, qui in versione, diciamo, sporty. Ah, più che sporty sembra appena uscita dalla piscina, perché capello bagnato, berrettino tattico, hood, quindi cappuccio... anche ciabattine, diciamo la verità. Forse voleva passare inosservata? Beh, diciamo che è un look un po' comunque messo. Io volevo fare un appello ad Orlando Bloom. Qualora, dopo aver visto queste immagini, esatto, cambiasse idea... Vuoi dare il tuo numero di cellulare in diretta? Eh? Per me è un bel no, anche se amiamo molto la nostra Katy Perry. Orla, ti preparo un bel piatto di riso, patate e cozze, Orla! Altro che Katy Perry! Altro che. Facciamo per favore, sennò poi la Carla de Noartri mi critica. Quindi, ha confessato di essere goffissima nella vita reale, non sono io, e che il suo bagno sembra sempre una scena del crimine. Lei è l'attrice Hilary Duff. Hilary Duff. Beh, c'è da dire che, allora, questo pelo molto lucido con questo contrasto di noisette color vengue è perfetto. Addirittura gli stivali bianchi sono di grande tendenza per questo. Beh, la cosa più chic che c'è in questo scatto, scusa, io direi un bel sì a questo border collie meraviglioso. Yes! Quindi Arcane lì, certo. Soprassiede. No, perché lei non si può vedere con questo pinocchietto. Andiamo avanti perché non usciamo più. È stata recentemente invitata, pensate, come ospite speciale a una fiera dedicata agli sposi. Ah. E questo ha scatenato l'inferno come il gladiatore. Lei è Pamela Bracci. No, una fiera agli sposi. In una versione da tennista. Non ci posso credere. Eh beh, però pure quelli che organizzano... sono stati furbetti anche loro. Senti, lei è bellissima, niente da dire. Guarda, è perfetta anche nella posa da giocatrice di tennis. Però, secondo me, lei in questa partita giocava contro Marc Caltagirone. Io ne sono certa. E lei ha vinto. Scusa, Carla. Andava da una parte e dall'altra del campo. Esatto, lui era trasparente. Lei ha vinto tutti i set. Meravigliosa, meravigliosa, e per me è un bel yes. Vai. Oh, beh, finalmente siamo arrivati alla mia preferita con la mia canzone preferita. A tra poco, perché dopo Pamelissima abbiamo Valerissima. Ah. Tennista anche lei. Anche lei? Sì. Ah, però Valeria, che bella, qui in posizione anche tattica, pronta a ricevere un servizio. Virgolette, ho messo tra virgolette. Vabbè, però è giusta la parola a te. Ma perché questa ovazione? Ho detto un termine tecnico da allenatore sportivo. Perché è caldo adesso? Quindi torniamo sull'immagine, naturalmente. Vedo che sei esperta di tennis, Carla. Molto, molto, molto. Allora, mi piace molto questa t-shirt col nodo evidentemente tattico sul ventre, questa sorta di mini shorts che mette in evidenza queste gambe tornite meravigliose per femminili. Naturalmente qui, come dire, c'è un omaggio ai collant della Carrà. Quindi un bel yes! Allora... io ho bisogno della mia sana dose di Valeria Marini anche oggi, perciò Egidio, sai che cosa devi fare, vero? Ma perché non balli, Bianca? Adesso abbiamo imparato anche le parole, Bianca. Ah, addirittura home. Però mi abbandoni così, scusa, abbiamo provato la coreografia, abbiamo provato le parole, potevi accompagnarmi. Devo mantenere la calma. Egidio, basta! Basta! Che meraviglia questo pezzo, un tormentone, guarda. Sono andata a fare yoga da quando l'ho sentito la prima volta. Ti svegli di notte con questo pezzo. Tu immagina che io il primo periodo quest'estate l'ho sentita, mi svegliavo la mattina così, ciu 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 ciu. Senza motivo, così. Mi svegliavo così. Allora, andiamo avanti?
Sì. Prego, un po' di serietà, per cortesia. Certo, riprendiamo. Siamo una serie... trasmissione seria. Ovvio. Quando non siamo in onda. Allora, da quando si è separata, le hanno attribuito diversi flirt, e non sono io. Ma, anzi, no, qualcuno me l'ha... Ma lei ha risposto, uscire con persone diverse non è una novità. No, è una novità per me, infatti. Voglio... No, per me è una novità. Adesso... Guarda, guarda che ovazione! Bianca, Bianca, Bianca! La rifaccio. Rewind. Facciamo Chuck 2. Ok, pronti, seri. Da quando si è separata, e non sono io, le hanno attribuito diversi flirt, ma lei ha risposto, uscire con persone diverse è una novità per me, voglio divertirmi, quindi abituatevi ai miei appuntamenti. Ah. E lei è la twerkatrice Miley Cyrus. Ah, Miley. Ma voi ci credete che non ha... Non... Ma che non... Qua praticamente non la riconosci più. Cosa dici, Bianca? Sembra neanche lei in questa foto. Infatti, ma chi è? A questo qui siamo di fronte a un abuso di street style, eh? Sicuramente, guarda qui, una t-shirt in forma, il pantalone della felpa, naturalmente. Quindi qui assolutamente serve una reclusione nella mia clinica, al mio rehab, a pane, acqua e tacco 12 per 2 anni. Allora, quindi per me è un Carla. No. Purtroppo. Vogliamo lanciare insieme la pubblicità, Carla? Lanciamola. Come la vuoi lanciare? No, sei tu la capessa. Vabbè, dai, ho capito già, Egidio, vai. No, facciamo con la canzone direttamente, tanto ormai sono abituata a tutto, guarda. Vai, Egidio. Egidio, vai.